Ciao, questo è l'inizio del vlog di Ryzen 7. Non so come andrà avanti, però so solo che vi volevo mostrare il fatto che l'ho comprato. Quindi, molto alla Velma di Scooby-Doo che si teneva il computer facendoselo fluttuare tipo così, come vedete in arrivo mercoledì, oggi siamo a lunedì 21 ottobre. Come vedete, ordinato oggi non è spedito, in più abbiamo fatto anche la spedizione con Amazon Prime. Cioè, in realtà non volevamo, abbiamo attivato Amazon Prime per sbaglio. E appunto ho comprato il Ryzen 7 2700X perché è il più conveniente Ryzen decente che potete trovare su Amazon in questo momento, a parer mio. Soprattutto se non giocate, infatti cerchiamo Ryzen. Come vedete c'è il 3700X che però comunque un dual core. Sì, un dual core. Basta, metto qua. Lo metto qua, un ottimo posto. Che è comunque un 8 core 16 thread Per carità, però costa 150 euro in più rispetto al 2700X, a poco. C'è il 5 3600 che però è meglio in gaming, ma io non gioco così tanto. E in più ultimamente è disponibile solo usato. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il 2600 che per 129 euro Best Buy, però volevo qualcosa di meglio. Questo è il mio, questo è quello che ho adesso io, il 2200G, quello che ho appena comprato io, appunto. Il 1200 che anche lui è 55 euro, è un Best Buy se avete già la scheda video. E il 2700 che però non è venduto e spedito da Amazon e per alcuni motivi preferivo di no. E poi c'è anche il 1700 che però costa quanto il 2700X. Teniamo un problema, Ubuntu è pronto. Madonna, ti sto l'applicazione Files si è chiusa inaspettatamente. Reinstallo Windows. Vabbè, un attimo, mi spiego un attimo perché ho deciso di fare questo upgrade. In tutto ciò io, come scheda video, ho una 1030. L'unica scheda video in sostituzione dell'integrata che ho in questo momento è una 1030. Comunque già ho testato, so come va comunque meglio della mia integrata. Dato che io principalmente edito video e registro piuttosto che giocare ad alti frame rate, la 1030 riesce a gestirmi i giochi che gioco. A me basta un 60 fps anche tutto al minimo in Full HD, quindi... Update Notifier. Parentesi graffa è pronto. Basta. Reinstallo Windows. Aspetta un attimo. E mo però mi hai rotto il cazzo, eh? Cioè, scusami. Windows 10. Ho la chiavetta. Carica l'immagine ISO di Windows. No, 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 va bene. Comunque stavo dicendo, appunto. Non mi ricordo. Vabbè, comunque la 1030 per adesso va bene. Io ho più bisogno di CPU che di scheda video. Però comunque voglio comprare la 1660 per mosso. E in questo momento ho appunto un 2200G che per un anno mi ha retto bene. Ma ha fatto il suo lavoro, adesso lo cambio e penso che lo darò a mio padre in realtà, perché lui in questo momento ha un computer molto vecchio. Quindi penso che gli regalerò il 2200G. Tanto se non devi fare roba pesante ma solo giocare va bene anche quello. Detto questo, vabbè, ciao. Ok, sono le 15:36 di martedì 22 ottobre e il Ryzen è stato spedito in arrivo domani entro le 20, consegna con poste italiane. Vorrà dire che arriverà probabilmente tra 3 anni. Sì, ok, Amazon, va bene tutto. Ma Cristo è Dio! Cioè, dai! No, cioè, una presa per il c***o questa. Dai, seriamente, Amazon. E dai, Ok, allora, come vedete, è arrivato il Ryzen 7, abbiamo l'inquadratura doppia orizzontale, abbiamo questa dall'alto, quella lì, il microfono 4K di mio fratello e mi sto mettendo sti guanti perché ho un'ansia tremenda di rompere qualcosa, soprattutto perché io prendo continuamente scosse. Ok, quindi, prima cosa che dobbiamo fare, oh, questo non è un tutorial ovviamente, però comunque provo a farvi capire che cristo devo fare, devo staccare la mandorla della CPU, togliamo queste viti. Ah, comunque se voleste sapere la mia build la trovate o in descrizione e ve la lascio anche da qualche parte qui. Ok, penso sia. Oddio, raga. Ok, lo possiamo qua. Non voglio distruggere assolutamente nulla delle cose vecchie. Ok, vediamo un attimo la scatolina. Che è quella originale di Master Ok, qua iniziamo a vedere. Dovrebbe essere fisso. Ok, quindi dobbiamo prendere questi cosi qua. Praticamente questi sono i piedistallini per mettere il processore, no? Sto notando che è un po' storto, quindi io ho paura che non ci entri, però. Non puntavo di distruggere pure il telefono. Se io questo lo alzo, quella vite secondo me
tasca giù, che non è messa bene. Forse, se metto gli altri, forse si abbassa un po', tipo la scheda madre. Tipo questo mi pare invece troppo alto. Quindi forse, dicasi forse, se avvito questo magari. Ok, li ho attaccati tutti e quattro. Il dissipatore. Quanto Cristo è grosso. Allora, non vorrei metterci troppa forza, però. Facciamo una cosa. Vediamo via un attimo la 1030. Mi sa che è meglio che lo svito. Vediamo un attimo sta scheda. Allora, perché io devo alzare la levetta qua? Così questo si sposta, tipo. Non so se riesco a fare una cosa molto brutta. Ma tutto ciò qualcosa che assomiglia a manuale di istruzioni. 6.5 hours later. Oh! Momento. Non così in fretta. Lì c'è una leva che andrebbe abbassata. Io vi dico solo che non l'ho fatto. Ok, quindi questa si attacca. Oh raga, forse che ci siamo, eh? Il dissipatore pure, siamo attenti. Oddio, vogliamo attaccarlo? Lo attacchiamo raga. No, devo attaccare nella scheda video che non ho messo. Questo torna giù, perché sennò non ci vedo. Questa tastiera la mettiamo un attimo qua. Questo telecomando lo usiamo per andare sull'altra sorgente HDMI, che è quella della Play. Raga, momento catartico. Ryzen 7 2700X. Ok, allora già che ci siamo andiamo qua, mettiamo XMP2 e già che ci sono, vedo che poi mi scordo, attiviamo anche le virtualizzazioni. Riavviamo e vediamo se attiviamo Windows. Raga, sono troppo ansioso, sono una testa di Allora, si è riavviato. Ok, ho letto. Si è riavviato, si è riacceso e ora siamo in Windows. Siamo in Windows con il Ryzen 7? 4 GHz, raga, questo. Cambio grafico. Oddio, raga, quanto è bella sta cosa. No, forse sta aggiornato la risoluzione. Ok, 16 GB di RAM, ci siamo. Disco D, ok, va bene. Tutto a posto, sta facendo un bordello bestia. Però, eccolo. Ok, adesso io direi che possiamo spegnerlo. Comunque è bellissima, raga, dai. Io direi che per adesso voglio vedere una cosa. Voglio vedere un attimo le temperature. E poi ci vediamo non appena ho capito tutto. Ok, non so se si sente, ma sta facendo un bordello bestia. In questo momento siamo a 40 gradi sulla CPU. In idle. Però penso perché il mio Windows è pieno di merda, devo attaccare il mouse. Ok, siamo al 2% della CPU. Oddio mio, questo è un sogno. Adesso voglio fare una cosa. Io qua da qualche parte, perdonate questa pessima inquadratura, però non posso fare più di così. Benchmark. Ho Cinebench R15. Voglio vedere più che altro le temperature. Peccato che ho avuto problemi tutto il tempo col dissipatore a capire come andasse. Controlliamo ste benedette temperature. 58, 68, 69, 72, 74, comunque non mi sembra troppo. Con 76 gradi stiamo prendendo, abbiamo 100% di CPU, siamo a 3 GHz e 85 su tutti e 8 i core e 16 thread, quindi ci potrebbe anche stare. Siamo a 78 gradi, ovviamente comunque. Siamo a 69, abbiamo un risultato di 1713 che io mi vado immediatamente a salvare e io direi che potremmo aver finito. Dovrei attaccare anche gli RGB, però quello lo farò da solo. Allora raga,
In tutto ciò il PC funziona, no? Però stavo notando che io sto in idle, cioè io sono a 4% di utilizzo della CPU e sono a 65 gradi. E ora il punto è che se io apro Cinebench, no? Gli faccio fare uno stress test, lui sta a 87 gradi, ma non sale più di così, quindi... Comunque, ok, adesso è aperto, però comunque anche chiuso, non è che saliva più di così. Quindi non è il problema dello stress, il problema è che non gli fa bene stare sempre così in idle. Il punto è che... Pensavo all'airflow, no, ma adesso è aperto. Quindi io non sto capendo. Raga, 78 gradi in idle. No, qualcosa qui non sta andando per il verso giusto, raga.